attacco ancora per Scafati con due Mace. Due Mace contro Jenkins, la tripla. Jenkins! E qua ragazzi, tanto il cappello a un giocatore come Michael Jenkins, su cui in pochi avrebbero puntato un centesimo in estate. 11 Brescia, 43 a 32. Ancora l'attacco di due Mace, pick and roll con Rosignoli. Mace, va ancora Rosignoli, si torna da Mace, la finta dentro Mace, c'è il canestro, parte tutto. Difesa ancora di Jenkins su Mace, il pick and roll con Slay, arriva Berkic sulle orme di Slay, cambio difensivo, adesso Slay prende lui dall'arco. Fuori e se non andiamo in aria rischiamo davvero di fare una brutta figura. Mace si sblocca. 2:31 a giocare. Un clinic da come si esce dai blocchi, ha fatto cadere Sorrentino ai suoi piedi, gli ha sparato la tripla in faccia. Adesso però Mace va dentro lui. L'anno scorso con la maglia di Pistoia ci bastonò dall'arco in una maniera quasi ignobile. Va dentro due Mace, il fallo di Lombardi. Due Mace. Si prova lui con la tripla. Anche se difendiamo bene. Baldassarre contro Barlos, l'errore al tiro, adesso Mace la correzione. Slay gli dice fai un po' quello che ti pare, dalla magari Mace un altro che la palla la dà via facilmente. Baldassarre e Cuccarolo fanno scintille, ancora due Mace, il tiro di Mace. Si è un po' addormentata Brescia in attacco, e soprattutto sbatte contro la zona. Mace adesso fa tutto benissimo, fa canestro più di fallo. Ed eccoli di nuovo qui pronti a rifarsi sotto. Ritorna. Palla ancora per Tavernari, dentro da Mace, non c'è il fallo, non c'è il fallo. Che pallone ha dato Fernandez. 3:09 a giocare, c'è stata 3:45. Attacca ancora la formazione canotta blu, va dentro due Mace, lo scarico per Sorrentino, la finta, il tiro piazzato, il canestro di... Incredibile questo tiro, l'equilibrio ancora, questi 3:25 finali. Ancora loro due. Non ci sono parole, ha tirato, guardate. Da dove aveva preparato? Non puoi dire più di tanto a Laval, veramente eccezionale. Busciati, palla per Troisley, poi Mace da tre, bello lo scambio poi per Mace, si butta dentro, va dentro, come il coltello. Casini. Dopo palla bene Mace, bella la difesa di Mace, poi palla per Busciati, bello lo scarico su Baldassarre, va Busciati fuori per Mace, finta a superare l'avversario, poi palla per Slay, ancora ora si butta dentro, scarico esterno per Sorrentino, fuori per Mace, la trigna della lunga distanza, realizza Slay, poi palla per Mace, realizza.
giocatore nell'area colorata. Si pensa a Warren a cercare il tiro da tre, sbaglia, recupera la difesa di Scafati con Tavernari da tre. Mace si butta dentro, un'autostrada, realizza. E anche un po' di infortuni per Andrea Ghiacci. E in quel momento Scafati riuscì a giocare un po' meglio di Guerra. Sono 5 punti consecutivi per lui, 7 nel match. La partita che torna in perfetta parità. Non fermi me, Ware, perché davvero la sta mettendo dentro da ogni parte del campo. È addirittura giunto a... Non va il rimbalzo di Ronald Slay. Penetrazione di Mace Busciati sulla linea dei tre punti. Finta. Vediamo che Scafati ha optato per un cambio difensivo. E questo cambio ha portato Mace a rubare palla. Sale adesso in attacco, non va a segno, si infila invece Kedrick Mace. Casale è riuscito ad andare a canestro con i secondi tiri, i classici secondi tiri, frutto di due rimbalzi consecutivi. Prima di... E Gennaro Sorrentino rientrato in campo, serve Mace sull'arco, su di lui Ware cerca la penetrazione, Mace la trova. Trazione di troppo, ma il gioco di Scafati, la gara è viva. Sbaglia adesso ancora Casale ed è il contropiede azionato da me che difende con Monaldi su Sorrentino. Mace va in uno contro uno, trova un'autostrada. 64 adesso per Scafati, 56 per Casale che va al tiro dalla lunga distanza per Ware. Il ferro gli rigetta il canestro. Ghiacci 8 secondi per andare al tiro, ci prova Kedrick Mace che trova punti di vantaggio per Scafati. Ancora Mace, ancora una partita davvero in bilico. Mace ci prova da lunga distanza, attende il passaggio consegnato a Mace, difesa zona adesso per Bologna, 2-1-2. Mace prova a bucare la difesa, poi trova Tavernari in angolo, Tavernari la tripla per Scafati per questi ultimi 30 secondi. Mace, Tavernari è liberissimo, Tavernari non sbaglia. Intanto fa 2 su 2 e va in doppia cifra, 10 punti. Izzo da 3! Praticamente alla spazzatura. Intanto stoppata di Mace dall'altro lato ed è spettacolo oggi al Palamangano. Sbaglia Tavernari il tiro della tripla, Mace ci prova lui, la mette! Sorrentino, Mace, uno contro uno di Mace, va ad appoggiare al tabellone e Riaplay scarica a Ghiacci, ribaltamento per Mace, la tripla di Mace, segna Sorrentino. Mace in angolo, su di lui due uomini, Ghiacci prova la tripla, l'arrivo di Baldassarre, Busciati, penetrazione, scarico a Mace, da tre Mace è libero, la mette Mace, uno contro uno di Mace, ottimo il gioco in questa frazione e poi altri 10 nella prossima frazione di minuti. Intanto stoppato a meno 4 i suoi. Mace, uno contro uno di Mace, buona l'azione di Mace, rallenta l'azione d'attacco, vuole giocare a difesa schierata, palla poi a Baldassarre per un'altra tripla.
che non è mai visibilissimo, lo vedi solo nel momento in cui esiste e normalmente appare quando tu pensi che stia succedendo qualcosa. La decisione del direttore di gara. Ma attenzione al recupero di Meis, straordinario, che ha rubato palla e va a canestro in contropiede. Forza la penetrazione, poi scarica Meis. Si ferma Meis, ancora Sorrentino dalla lunga, la mette! Di Baldassarre che però va male perché la penetrazione di Meis finisce fuori dal tabellone. Sotto i tabelloni. Scafati 7, Iesi 0, 6 minuti e 25, ancora Meis! Palla recuperata e canestro facile di Meis! Poi cerca la migliore soluzione con Meis. Meis sotto per Rosignoli, ancora fa saltare un avversario, fa canestro. Meis da 3, Meis. Meis centralmente, Meis scarica fuori a Ghiacci, penetra, palla da nuovo fuori a Meis, la tripla. La mette dentro, non sbaglia. Ancora Griffin, quinto punto personale per lui. Ghiacci, penetrazione, poi serve Meis da 8 metri. Meis ancora di nuovo è Scafati in vantaggio, ancora Meis, poi Slay in angolo per Meis che prova la penetrazione, poi scarica lato opposto per Sorrentino centralmente. Uwe sbaglia, recupera prima Meis che va in contropiede, la mette. Meis, la tripla di Meis, finale playoff dello scorso anno. Grande pallone di Meis per il taglio sotto, ancora utilizzabile, non al meglio, e infatti anche oggi non è partito nel quintetto iniziale, sta convivendo da oltre un mese. 5 su 14 da 2, 36%, e 0 su 6 da 3 punti. Ed ora Slay porta anche il blocco, poi apre il... Meis si gira bene, Meis! 2!